Ciao ciao a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò i miei regali di compleanno. Vabbè ragazzi, comunque scusatemi, cioè il mio compleanno è il 2 maggio, quindi non poco tempo fa, diciamo parecchio tempo fa, e avrei dovuto fare il video subito dopo, però non ho avuto il tempo perché sto ancora studiando per l'esame di terza media, però comunque eccoci qua. Comunque ragazzi, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che non faccio questo video per vantarmi, però lo faccio perché innanzitutto mi piacciono questi tipi di video e poi me lo avete anche chiesto in parecchi su Instagram, e quindi e niente. Ok, adesso non vedo l'ora di farveli vedere, incominciamo. Ok, adesso incominciamo con il Pandora. Ecco qui un braccialetto di Pandora bellissimo. E io ce n'ho già un altro, però è rigido, questo invece è meno rigido, più flessibile. E mi dà un po' fastidio quello rigido, infatti questo qua lo userò più spesso. E io ho anche altri charms di Pandora, però comunque per il mio compleanno ne ho avuto uno nuovo, insieme a questo braccialetto che è della Disney, di Cenerentola, un cuore con dei brillantini azzurri, tipo come delle stelle luccicanti. E dietro ci sta una frase: A dream is a wish your heart makes. Cioè, traducendo in italiano, un sogno è un desiderio che crea il tuo cuore. E questa frase che c'è scritto qui sta nel film di Cenerentola, però è una canzone e poi l'hanno scritto qua sopra. E il Pandora me l'hanno regalato i miei genitori, e anche queste scarpe. Sono molto belle, diciamo che sono bianche, solo che ogni tanto riesci a notare tipo qualche colore di fucsia, un po' viola, poi tipo bianco perla, blu, insomma molti colori. Comunque mi piacciono davvero tantissimo, sono molto belle specialmente per l'estate, e comunque probabilmente le metterò molto quest'estate se uscirò per colpa del coronavirus, che sono ancora in quarantena e sono uscita solo una volta da parecchio tempo, però vabbè, speriamo bene e comunque andiamo avanti. Poi un altro regalo che ho avuto dai miei genitori è una batteria elettronica, che comunque non ve la posso far vedere, cioè proprio di persona, però vi faccio vedere cioè un video già che ho registrato dove la suono, non so bene, qua ve la faccio vedere, e eccola qui. All'inizio non sapevo suonarla bene, però poi ho imparato in pratica subito perché mi piace molto e mi diverto molto a suonarla. E poi dalla mia nonna americana ho avuto un gonfiabile molto bello, anche parecchio grande, per andare in barca al mare, e quindi, cioè, non lo so, è simpatico metterla al mare. E comunque eccola qui, ci sta anche un piccolo ombrellino sopra per coprirti dal sole se non vuoi per forza abbronzarti, e niente, è molto carino. Poi mia zia mi ha regalato dei soldi che ancora non so bene cosa voglio comprare, però sono molto felice e non vedo l'ora di spenderli, e comunque grazie mille zia. E infine ecco qui il regalo che ha fatto la mia nonna italiana, e questo vabbè non è solo per il mio compleanno, ma è anche per la promozione della terza media. E comunque comunque eccolo qui, vabbè già lo sto usando, però l'ho messo per sfizio nella scatola così è più divertente, tipo una specie di unboxing parte 2. E comunque eccolo qui, l'iPhone 11 Pro Max. L'ho scelto di colore bianco, solo che all'inizio ci ho messo davvero tanto a scegliere il colore, perché ne sono tanti belli poi. E comunque sì, è molto bello bianco secondo me, e mi piace tanto, non so, anche al tatto è bello, dietro è particolare. E poi questa è la mia custodia, non è della Apple, però comunque è molto carina.
Mi sembra anche che si illumina al buio, non l'ho mai provata, però mi sembra di sì. E comunque ha questi pianeti, stelle, insomma è una specie di galassia, però con i pianeti bianchi, ed è molto semplice e molto carino. Comunque ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. Ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi!